Continuiamo con Generazione Social ed ecco qua un altro giovane virgulto, uno che... quanti anni hai tu? 18, 18, 19, 19. Eh sì, appena compiuti da appena poco. compiuto, quindi sei fresco fresco 19enne. Sì. Allora, con noi ospite di questo nostro nuovo appuntamento con Generazione Social, un ragazzo dal nome Luigi Pipino, Pipino, però c'è un nome anche sì. Un nome d'arte. Il nome d'arte. d'arte è il rojo, È che rojo, sarebbe il rosso. sì. Infatti si vede che qualcosa c'è. E c'è una storia C'è tutta abbastanza la storia che adesso divertente. magari ci racconterai. Sì. Allora, caro, come ti devo chiamare? Rocco? Preferisci Luigi Come preferisci? Gigi? Facciamo Gigi. Gigi del Roma, Ok, così tagliamo una testa al toro, dai. Una via di facciamo mezzo. una via di mezzo. Allora, Gigi, sei qui per raccontarci un po' della tua storia. So che già Vabbè. hai alle spalle di diverse situazioni, pezzi che hai fatto, perché tu fai della musica rap in sostanza, come puoi chiamare? Sì. Trap, rap, come la chiami tu? Preferisco definirla rap, Rap, però va bene. diciamo che non mi associo a un genere in Va bene. particolare, Allora, quindi. sei originario di San Martino, però Sì, abiti qui a anche a Termoli, Termoli. quindi... Allora, raccontaci un po', 19 anni, quindi sei giovanissimo, ma come... Così, lo so che tra i giovani di adesso è facile che nasca questa passione, perché quasi tutti ascoltate questo genere di musica, non certamente ascoltate Lucio Dalla, non so, magari non Oddio, devo ascoltate... essere sincero, ascolto un po' di tutto. Poi di tutto. Però questo Cioè, il tipo di rap mi musica. appassiona, però sono uno Allora, che non diciamo si lascia che... influenzare dai vari generi, nel Certo, senso. Gigi, allora diciamo Luigi che questo genere di musica è quello che può far capire un po' più la tua personalità, la tua persona, la tua vicissitudine di vita, Sì, perché i sì, giovani di oggi hanno tutti un po', sono un po' tutti arrabbiati, dobbiamo dire. Allora, nella vostra rabbia la volete sfogare facendo magari canzoni di Bravissimo. questo Hai tipo. toccato proprio il Il punto punto giusto, interessante. perché no, avendo anch'io un figlio della tua età, quindi so come sono le Sì. situazioni. Quindi... Diciamo che attraverso questo genere di musica si tende a raccontare le cose che ti succedono in questa Certo. adolescenza, diciamo, un po' complicata Adesso ci sotto si è vari messo aspetti. pure la pandemia, quindi diciamo Ah. che la rabbia cresce in questo momento, Che no? questo da un lato è stato una cosa abbastanza deprimente stare a casa e tutto, però mi ha aperto appunto questa via di uscita, diciamo, che questo sfogo Bene. mi ha aiutato di più. Quindi allora praticamente sì, diciamo che è comprensibile questa cosa che tu dici, perché comunque i giovani oggi non hanno, magari ecco prima quando eravamo giovani, chi ti parla adesso in questo Sì. momento, forse ci accontentavamo un po' di più. Adesso siccome le esigenze sono cambiate, tutto quanto il Ci resto, sono, la sì. vita ha assunto altri aspetti un po' più impegnativi. Il giovane prima era uno che gli bastava dare una cosetta, adesso invece giustamente c'è voglia di qualcosa di più. Si va alla ricerca di altri divertimenti, E in altri queste cose poi sfoghi, non le sì. trovate, allora lì scatta la molla, Ah, quella sì. che... Però le tue canzoni, io so, ho avuto modo di ascoltare in questo lasso di tempo in cui ci siamo conosciuti, questo parla di me, parla di me, è il Sì, titolo parlo giusto, di parlo di me. me. Questo Ecco. pezzo è nato tutto un po' per raccontare appunto la mia persona. E poi dietro al video c'è tutta una storia abbastanza, come ho detto, abbiamo parlato prima, divertente. Ci siamo trovati un giorno io e un mio amico e ho detto così, con le cose base, un telefono e un cavalletto, ci siamo messi in giro per appunto San Martino. Ho detto giriamo questo video così un po' improvvisato. E gli altri pezzi in genere li faccio raccontando me oppure magari le storie che sento, perché diciamo che nelle varie comitive, nei vari amici sono un po', come si dice, quello psicologo, quindi ascolto Ascolti e molto, poi riporti. come si dice, come se rubassi la storia degli Certo, altri. certo. Vabbè, ma qui nascono anche così le situazioni, cioè tu Sì. con le amicizie, tramite sentendo una storia di uno, poi può farti scattare la molla in questo senso, che ti puoi mettere in piedi un brano, una canzone che può parlare anche di quello. Certo, Perché certo. poi le canzoni che cantate voi, appunto, raccontano storie di vita Sì. vissuta, insomma, diciamocelo francamente. Non Alcune Ecco, anche molto. la cosa che non riesci mai a vedere nelle canzoni del tuo genere è solamente che non sono quelle canzoni mielense che parlano di amore, questo piccolo grande amore, queste C'è cose così. qualcosa, Sì, c'è però qualcosa, sembra però un molto... po' ristretto, sì. Diciamo che
voi mettete in piazza problematiche che vi toccano più da vicino, che sì, sono al di fuori di queste cose che l'amicizia, sì, l'amicizia è la prima cosa, perché sì, lì lo stimolo dell'amicizia c'è, non è inutile nascondere. Sì. Ecco, però voi, diciamo che si parla di tematiche appunto più vissute da noi giovani, dai. Senti, ma in questo tipo di musica secondo te c'è anche qualche modello sbagliato in questo senso? C'è qualcuno che invece o ci marcia oppure fa delle cose che magari... Diciamo che io sono del parere di innanzitutto essere se stessi, e molta gente sbaglia, che fa vedere agli altri quello che non è e dà esempi sbagliatissimi secondo il mio punto di vista. Invece poi ci sono rapper, cantanti che comunque attraverso la musica provano a dare degli esempi, poi è chi li ascolta che deve appunto percepire la cosa giusta e la cosa sbagliata. Sì. Magari non è che, oddio, come penso sai, un cantante che ne so abusa di varie... che possono essere droghe, sì, qualsiasi... sì, vabbè, questo non è che tu sei l'ascoltatore e quindi devi seguirlo, devi prendere l'esempio. No, indubbiamente. Dipende, ecco, come uno recepisce il messaggio, se lo recepisce nel modo giusto o nel modo sbagliato, perché comunque c'è modo e modo per recepire l'esperienza. Ecco, appunto. Allora, ti volevo dire, però per uno, ecco, un ragazzo come te, 19 anni, come te ce ne sono tanti altri, anche qui a Termoli ce ne sono diversi che hanno abbracciato questo tipo di... Ecco, ma fare questo tipo di musica, voler tentare di uscire fuori dal territorio e magari intraprendere questa strada, essendo nel nostro piccolo Molise, non ti risulta un po' difficile, un po' abbastanza più difficile delle altre nelle situazioni? Sì, no? Sì, sì. Perché... penso che puoi immaginare che diciamo che è poca la gente che lo fa e quindi ci sono poche... ecco, pochi modi per farlo. Quello che voglio dirti, Luigi, che è praticamente magari vivere in una città come Milano, Roma, Torino, cioè è molto diverso da quello che vivo qui, e hai più possibilità di poter avere anche qualcuno che ti possa aiutare, che ti possa ascoltare, che ti possa vedere, perché ecco il problema è far ascoltare e far sapere che c'è una realtà come la tua che sta esibendo qui. Qui è più difficile, però io personalmente sto provando un po' di tutto per autopubblicizzarmi, perché la storia è un po' difficile. Ho iniziato con un ragazzo che mi ha aiutato, poi però ci siamo un po' distaccati e diciamo che faccio un po' da solo, cioè quello che mi riesce, perché puoi immaginare che anche se sono 8 minuti una canzone, 2 minuti, 3 minuti, comunque uno ci perde un sacco di tempo, e a me piace appunto perché stare pure in cameretta, che può essere scontato, però scrivere così mentre... non so se hai ascoltato l'ultima canzone, mi fumo una sigaretta, casomai mi viene questa ispirazione, la butto lì e vedo che ci esce. L'ultima, quindi... Parlami di te, ecco, per esempio, non mi serve uno che mi chiami a mo, dici, no? A un certo punto voglio stare da solo. Ecco, questo è anche un altro sintomo che potrebbe essere un po' asintomatico in questo senso. Sì, diciamo che un po' di delusioni avute nel campo sentimentale. Ho scelto appunto di, per il momento, restare con me, cioè con la mia persona. Te la vuoi vedere da solo in questo momento, non hai bisogno di qualcuno che ti consoli o ti metta la mano sulla spalla, insomma. Perché... ma finché sono gli amici, sì. Sì, diciamo. Poi in quelle altre situazioni... non vuoi consigli da esterni, che non siano amici, insomma. Bravissimo. E quindi abbiamo capito. Senti, quanti dischi hai fatto? Quante canzoni hai fatto fino adesso? Allora, pubbliche sui vari social tipo Spotify, ce ne sono due. Questa Parlo di me e sta Siga, che è uscita ultimamente il 27 novembre e sta avendo abbastanza successo. Come si intitola? Sta Siga. Ah, sta Siga. Sigaretta abbreviata. Ah, sta Siga. Avevo capito questa sigla, pensavo una sigla. No, no. E invece gli altri, diciamo che stanno un po' pubblicati su YouTube, alcuni su Instagram, così qualche bozza. E sì, devo dire che qualcosa
Senti, qualcosa ho pubblicato e qualcosa ho già pronto, quindi senti, scrivo tanto. Mi scrivo sembra di aver capito che comunque a casa i tuoi ti appoggiano, insomma, in questo senso, o ti hanno osteggiato. All'inizio diciamo che non l'ho fatto neanche sapere. Facevo un po'... Gli hai fatto la sorpresa, insomma. Sì, perché appunto la paura, perché diciamo che la generazione nostra il rap lo vede come una cosa... di tutti i giorni, sì, cioè, sì. Invece le generazioni tipo i nostri genitori la vedono un po' più come... perché da quello che fanno vedere pure in televisione ne parlano abbastanza male, quindi uno vede le armi, queste cose qua che poi... Sì, beh, cioè, alcuni non si propongono molto bene, almeno alla vista di noi genitori. Appunto, diciamo. Quindi è sempre al discorso che torniamo, certo, di prima, sì, del... No, ma indubbiamente, io che ci sto anche un po' in mezzo anche per trascorsi radiofonici, musica, sì, ovviamente, però so che come funzionano queste cose, è anche una questione di, di promozione di cose, sì. Allora uno fa un po' le cose. Poi nulla toglie che il mondo della musica, come il mondo dello spettacolo, può essere, diciamo, non... È un mondo spietato, Luigi, questo lo sai, lo devi, sì, sapere, perché lo sai che magari meriti e non... Immagino a cosa andrò incontro, sicuramente. Cioè, sicuramente troverai, avrai anche tanti ostacoli da superare davanti, perché comunque, ripeto, questo è un mondo dove non ti puoi fidare tanto di nessuno, e poi potresti anche avere grandi meriti, ma a volte i meriti non bastano, cioè... sappiamo come funziona, poi magari ci si mette qualcuno di traverso perché magari per un interesse ha più interesse per far andare avanti lui invece questo di te, e tutte queste... devi cominciare a imparare, e penso che l'hai già cominciato a fare, a imparare a combattere da solo se vuoi emergere. Poi se le qualità ci sono e ci saranno, emergono, alla fine dovranno, il lavoro paga sempre a un certo punto. Poi ritornando al fatto di quella canzone Parlo di me, diciamo che è stato il primo pezzo che ho scelto di pubblicare, nonostante all'inizio registravo, mi viene da ridere, però registravo solamente con un telefono e montavo tutto con un programma che monto tuttora. Allora, bene, a questo punto, Luigi, noi cosa ti possiamo augurare? Ti auguriamo le migliori fortune, perché comunque c'è da lavorare parecchio, devi fare tanto, sì, e sei all'inizio, quindi... Però sai com'è, le tecnologie ti può anche venire incontro, ti aiuta e quant'altro. Questo è un altro vantaggio che abbiamo, appunto, cioè, noi giovani. Magari molti prima non l'avevano tutti questi vantaggi, però adesso tu ce li hai e puoi anche sfruttarli come puoi degnamente. Al meglio, sì. Allora, abbiamo ascoltato per Generazione Social Luigi Pipino, in arte è Rocco, il rosso, e quindi Generazione Social lo ringrazia, e speriamo che in un immediato futuro cominceremo a sentire qualcosa di sostanzioso anche a livello di rotazione sui vari canali social di questo ragazzo che vuole sbarcare il lunario, facendo ascoltare storie che lo riguardano personalmente, storie di amicizia, storie di tutti i giorni, se questo vogliamo dire. Grazie. Luigi Pipino, grazie e buona avventura allora. Grazie a voi. Quindi montavo monto tuttora con questo programma, però prima, non avendo microfono, tutte le varie attrezzature, il risultato finale era... buono, perché registro col telefono, ma non mi soddisfaceva, e quindi mi sono messo all'opera, tra virgolette, ho fatto un po' di lavori pure quest'estate, ho detto mi devo impegnare per coltivare questa passione al migliore dei modi. Vabbè, infatti l'ultimo pezzo che è uscito mi piace più degli altri, è un livello superiore, lo valuto io, poi... Ogni persona valuta lo stesso. Ma quello deve prima soddisfare te che lo fai, sì. Poi deve essere, appunto, ti gratifica, insomma, basta che ti diciamo gratifichi. Sì. E senti, in questo momento magari già potrebbe sembrare scontata, ma non credo, perché tu sei un ragazzo in gamba e sei deciso a non farti influenzare. Chi è il del tuo genere, quello a livello nazionale che sta andando, che diciamo vedi che è il più forte, insomma, secondo te? A livello nazionale, genere rap, diciamo, che mi piace, cioè io non ho un rapper preferito, però la trap, non so se conosci Sfera Ebbasta, lui è partito dal niente, adesso... Vuoi fare una risata? In questo momento
sono stato, mi è stato imposto, ma mi sta piacendo, lo sto sentendo anch'io nel mio, nel mio, nel mio stereo della macchina. Sì, comunque, ormai ovunque. Diciamo, cioè, che sarà anche commercializzato, sarà anche tutto quello che vuoi, però si fa ascoltare in certi frangenti. Sì, sì, sì. Anche lui ogni tanto magari esagera con qualche pezzo tosto di quelli che, sì, dicevamo prima, però tutto sommato, differentemente da qualcun altro che invece usa solamente il torpiloquio, che usa solamente parole molto gravi, anche in certi casi anche un po' pericolose, questo qui sarà anche, ripeto, commerciale finché vuoi, però almeno si fa ascoltare un po' meglio di tutti quanti gli altri. Diciamo che appunto per questo fatto di essere commerciale io preferisco un po' i vecchi tempi del rap, pure Sfera Ebbasta, mi piace adesso, questo è un esempio di un vario... Però prima era molto mai, secondo me, perché poi una volta che inizia a diventare commerciale lo fanno perché girano più soldi sicuramente, perché come sai il rap crudo non lo passano per radio e quindi in tempi di crisi, soprattutto in questo periodo qua... Franzo Spagna basta che se magna, diceva qualcuno. Ecco, appunto. Quindi io penso che comunque alla fine ci sta la libertà di parola. Ma poi... ripeto, ovviamente, ognuno è libero di pensarlo o di recepire come vuole, insomma. Sì, quindi non è che detto, perché lo dice così, tutti quanti dobbiamo fare il gregge che deve seguire. Sì, sì. Se ascoltiamo, se la cosa può andare, uno lo segue, altrimenti dice vabbè, tu hai un'idea, io ne ho un'altra. Sì, sì. Quindi, bene, allora.